serie TV sui treni storici. Com'è nata l'idea? L'idea è nata dal fatto che ci trovavamo un patrimonio enorme di locomotive a vapore, di antiche carrozze in legno, fino anche le carrozze del treno reale italiano in velluto, delle mitiche littorine, e ci siamo detti come togliere dal ridotto cerchio degli appassionati, che pure sono molti e sono cultori, e dare questo patrimonio una visione più ampia, soprattutto una visibilità più ampia. E così con History è nata l'idea di scorrazzare su e giù dall'Italia da questi meravigliosi treni del passato, identici in tutto e per tutto alla versione con la quale sono stati costruiti, inserendo nel mezzo il bianco e nero dei nostri archivi digitalizzati. Lei pensi che ci siamo trovati 500.000 di fotografie nei sottoscala della sede delle ferrovie, fotografie perfettamente restaurate, digitalizzate, disponibili su un portale, e quindi la messa a fattor comune di questo meraviglioso bagaglio di identità nazionale, di memoria collettiva e di voglia di riscoperta dell'esistente per il futuro, bene, tutto questo ha fatto uscire il prodotto che vedremo su History dal 22 di ottobre. Il recupero del retaggio storico ha fatto sì che Fondazione avesse anche altre iniziative per il turismo, mi sembra. Pensi, Fondazione ha iniziato la sua attività nel 2013 con poco più di 6.000 viaggiatori, principalmente appassionati di treni antichi, principalmente cultori della storia. Noi oggi chiudiamo il 2018 con 100.000 turisti, la metà straniera, che non va più solo a Venezia, non va più solo a Milano, ma cerca di entrare nella bella provincia italiana. Da Napoli, per esempio, li portiamo nella verde Irpinia, luogo di vini, di olio, sulla Vellino Rocchetta, nella Valle dei Templi di Agrigento. Pochi sanno, il treno si ferma a poche centinaia di metri nei templi della Magna Grecia, nel patrimonio dell'UNESCO. 700 chilometri di ferrovie che sarebbero state completamente abbandonate, costituendo anche un rischio potenziale per il degrado delle zone attraversate, 700 chilometri riaperti e ricaricati di un flusso turistico nuovo, sano, colto, intelligente, quello del turismo esperienziale, che è turismo sostenibile.